Arrivo da Reggio Calabria, anzi, in realtà da un piccolissimo paese della Calabria, poi sono arrivata a Reggio a 18 anni, quindi sono cresciuta in un piccolo paese della Calabria, sul mare, cioè, ho sempre respirato aria buona, eravamo in pochi in paese, si poteva uscire tranquillamente, andavamo ovunque anche da piccoli, e poi la vita, però, anzi, soprattutto l'amore, mi ha portato a Piacenza, perché ho conosciuto mio marito, che anche lui è calabrese, però viveva già qui per lavoro. E quindi sono arrivata dal mare, sono arrivata qui in Pianura Padana. Ho studiato sociologia, che però non ho mai terminato, purtroppo è l'unico mio rimpianto, non aver finito l'università per tantissimi motivi, che la mia prima passione in realtà è la scrittura. E poi c'è la cucina, solo che diventando mamma, ho potuto portarla avanti per forza di cose, perché con una bimba piccola devi comunque cucinare, inventarti delle cose. La scrittura invece ci vuole una concentrazione un po' diversa. Con la pagina sono riuscita ad unire le due cose perché io quasi sempre quando posto la fotografia di un mio piatto, comunque di una creazione, di un esperimento, ho sempre bisogno di raccontare e quindi ogni fotografia è accompagnata da quelle che sono le mie emozioni o quello che mi è successo durante la giornata. Mi piace raccontare a chi mi segue con piacere, perché comunque ho notato anche che le persone mi seguono con molto affetto e questo mi fa felice, anche perché io penso che la cucina, il cibo in generale, sia proprio un modo per stare bene con gli altri. E io ho sempre cucinato, soprattutto per la mia famiglia, per dimostrare il mio amore e quindi è un bel modo secondo me per dimostrare quello che provi per una persona. Ho dovuto ottimizzare i tempi, quando è nato soprattutto anche il piccolo, perché mentre la grande bene o male riusciva a stare nel suo angolino, giocava tanto da sola, il piccolo voleva sempre me. Quindi ho dovuto trovare il modo per cucinare in frettissima, però ho sempre anche fatto molto caso a quello che utilizzavo, che andavo a mettere poi nel piatto soprattutto dei bambini. Ad esempio, facciamo qualche Ad esempio. esempio, io ho un piccolo orto. D'estate abbiamo le nostre zucchine, i pomodorini, le melanzane, quindi quello che porto nel piatto so da dove proviene. E quindi è tutto naturale, anche se poi vai a pensare bene, è la pioggia, è l'acqua, ormai qualsiasi cosa non va bene, l'aria è inquinata, però perlomeno so che non c'è niente di chimico. Le farine, ad Le esempio. farine, un bel capitolo questo, perché noi andiamo spesso in Alto Adige. Abbiamo trovato un piccolissimo mulino in un paese che si chiama Villa Bassa, quindi proprio in Alto Adige, quasi al confine. E quando non riusciamo ad andare personalmente a prendere queste farine, che sono veramente ottime, noi facciamo il nostro ordine, ormai la signora ci conosce, lo sa, ci manda il nostro pacchetto con le farine. Vedo anche molti dolci, ovviamente avendo Sì, dei bambini, quindi tu merendine, cose di mai. questo Mai, tipo, prodotti non. diciamo della industria alimentare, adesso senza No. screditare nessuno, però. Ho imparato a fare delle frolle senza burro, quindi utilizzo dell'olio di semi bio, anche lì spremuto a freddo, anche lì va tutto controllato, leggo sempre le etichette. E senza le uova, ogni tanto ci sta l'impasto con le uova, però dato che io ogni giorno quasi preparo un dolcetto per la colazione, cerco di fare qualcosa di leggero, nutriente, utilizzo solamente per esempio lo zucchero integrale di canna, mai lo zucchero raffinato, farine integrali, zucchero anche poco, perché spesso nell'impasto, per esempio per la frolla, utilizzo del succo di pera, solo succo di pera senza zuccheri aggiunti, anche la pera stessa frullata può aiutare l'impasto a tener bene e ad essere dolce senza aggiunta appunto di zucchero. Quanto tempo dedichi alla cucina, Al quindi? giorno? Ma un'ora e mezza? Sì, sembra. Facciamo due quando faccio magari qualche dolce un po' più impegnativo, però è veramente quello che ti dicevo prima. La mia cucina è una cucina semplice perché i tempi sono stretti. Mi rivolgo spesso alle mamme perché avendo dei bambini è chiaro che mi rivolgo soprattutto a loro, però secondo me pensare alla buona tavola, al buon cibo deve essere una preoccupazione un po' di tutti. Quindi
Quindi ho detto è un buon modo, quello è il concorso di Natale, per arrivare un po' a tutti. Infatti, guarda, mi stanno scrivendo tantissime nonne in privato perché non riescono, poverine, a caricare la foto sulla pagina. Allora sto lì a dare le spiegazioni, però insomma, pian piano ce la facciamo. Prima di avere questa pagina, postavo a volte le fotografie sulla mia pagina personale. Allora mi arrivano questi messaggi: ah, mi dai la ricetta, mi dai questo, mi dai questo. Allora, alla fine, se metto giù una pagina, magari la scrivo una volta per tutti e finisce lì. Ma quindi era nata per le mie amiche, non pensavo avesse, alla fine facesse un giro. E invece è andata bene. Mi piace cambiare, io non faccio quei 5-6 piatti e finisce lì. Io spesso faccio quello che mi detta così la testa al momento. Allora ogni tanto mio marito mi dice: ma senti, ma quella pasta che avevi fatto? Infatti, la pagina è servita anche a me in realtà, perché io facevo le ricette così al momento, non segnando nulla, e poi quando mi chiedeva: ma senti quella pasta? E come l'avevo fatta? Non è avvilente per me stare in cucina, assolutamente. Per me è una bellissima passione, anche perché anche fare un bel piatto, a me piace anche la fotografia, mi piace anche fare una bella foto. Mio marito dice: che hai fatto? Hai montato il set? Allora mi prendo un po' in giro su questa cosa, però anche i preparativi per me sono un bel momento che poi condivido con gli altri. E quando qualcuno mi scrive: ma sai, ma che bella quella foto, che bello quello che hai fatto, per me è una grande soddisfazione, non c'è niente di avvilente in questo. Magari una ricetta natalizia che puoi dare semplice, che ti può venire in Sì, mente? mi vengono in mente proprio i pasticcini sono i pasticcini di pasta di mandorle. Semplicissimi, sono fatti con dell'albume, dello zucchero. Io ho usato quello integrale di canna, però a velo per dare una leggerezza in più. E poi tante mandorle frullate benissimo, quindi non prendo la farina di mandorle già pronte, ma preferisco avere le mandorle fresche, tostarle leggermente in forno, le frullo bene nel mixer. E poi faccio questo impasto che viene abbastanza corposo, però corposo ma anche appiccicoso. Metti in un sac-à-poche con la bocchetta larga, fai la forma di questi pasticcini, ci metti sopra una ciliegina candita, un quarto d'ora in forno a 180 e i dolcetti del Natale sono pronti.